Buongiorno, senatore Marti. Per favore. No, no, risponda, senatore Marti. Lei è della Lega, l'eccesso è della Lega. Pensi ai 175 milioni di euro che avete voluto, avete tentato di sottrarre alle bonifiche. Ci pensi, non scappi. Non e risponda. La conferenza stampa è dopo. Deve rispondere. No, no, risponda. Lei porta il simbolo della Lega. Lei se ne frega di Taranto e lei non ha rispetto, la Lega non ha rispetto degli ammalati di cancro, volendo togliere i 575 milioni di euro per le bonifiche. Risponda, pensi ai bambini ammalati di cancro. Senatore Marti. E ora che fa? La Lega sostiene il candidato sindaco, ex segretario provinciale del Partito Democratico? Non sai rispondere, no. Come difendi il territorio? Cosa difendi? 575 milioni di euro? Sia serio. No, devi essere serio tu. Il leccese che sta con la Lega. Il leccese che sta con la Lega. Con Alberto Di Giussano. 575 milioni di euro sottratti agli ammalati di cancro. Eccoli insieme. Segretario provinciale del PD e la Lega. Elettori di centrodestra, mi rivolgo a voi. Non potrete certamente votare Melucci, espressione del centro-sinistra, ma non potrete neanche votare la persona che vi hanno imposto, Musillo, perché è un uomo di sinistra, è l'ex segretario provinciale del PD. Potreste far convergere i vostri voti sulla mia persona. Sono un uomo libero, mi presento trasversalmente rispetto ai partiti, ho 20 anni di battaglie documentate, certificate da giornalista per difendere la mia e la nostra Taranto. Parlano i fatti, parlano le immagini, ho sempre sfidato il sistema, perciò avete un'opportunità che il centrodestra vi ha voluto negare mettendo un uomo di sinistra mascherato con i colori del centrodestra.